Un uomo di 50 anni è stato denunciato dai carabinieri per procurato allarme dopo aver dichiarato per scherzo, mentre era in ospedale a Spoleto, per alcune analisi di essere appena tornato dalla Cina con l'influenza. Le sue parole hanno fatto scattare i protocolli sanitari previsti per il coronavirus. L'uomo aveva una leggera febbre. Sarebbe stato lo stesso cinquantenne, poco dopo, ad ammettere che si trattava di uno scherzo. È stato, fra l'altro, scoperto che il cinquantenne non era mai stato in Cina.